Roberto, dove mi porti? Ti faccio fare un giro con il trattore. Oh, yes! Un mezzo indispensabile per coltivare il campo. Tu ce l'hai tanti trattori, Roberto, vero? L'ho visto. Sì, ci sono una decina di trattori. E c'è uno grandissimo? Ce ne sono due o tre grandi. Due o tre grandi. Quando si usa grande, quando piccolo, c'è qualche differenza o...? Sì, perché in base al lavoro che uno fa, quando deve fare la radura, ci vogliono trattori grandi, pesanti. Quando uno invece deve fare la semina, la rullatura, la concimazione, ci vogliono trattori piccoli che non devono calpestare il terreno. Ho capito. E noi oggi andiamo con qualche trattore? Andiamo con un trattore grande. Sì. Ragazzi, io sono un fan di trattori, io sono polacca e mi piace tanto trattori. Eppure la trebbia. E comunque trebbia, quando si usa, in quale periodo? Adesso? Si usa nel mese di luglio per il grano, alla fine di giugno, mese di luglio per il grano e mese di settembre per il mais. Noi lo usiamo mese di agosto per erba medica e poi basta, cioè questi sono i periodi in cui viene utilizzata. Il mais, se beve acqua naturale, produrrà del mais naturale che poi verrà mangiato dagli animali e produrrà una carne naturale, cioè certo, è importante tutto, anche l'acqua, non solo le concimazioni, il letame, la sostanza organica. La pianta è fatta, è come la persona, mangia e beve. Sì. Quindi dobbiamo curare tutte le fasi produttive nel miglior modo possibile. Certo. Allora, qua è tutto naturale. Eccoci qua. È lui? Possiamo scegliere quello lì o questo qui. È uguale o no? No, non è uguale. È di là? Roberto, tu guardi ogni tanto YouTube? Quasi mai. Però adesso, visto che sei impegnata tanto, lo guarderò di più. Ma comunque, Roberto, ragazzi, non ce l'ha né Facebook né Instagram. Ci distrae. Allora, innanzitutto siamo veramente impegnati non solo fisicamente ma anche mentalmente, e un appello che voglio fare a tutti i giovani: di non esagerare con i social, perché lì non è una vita reale, è tutto, si può tutto taroccare, tutto aggiustare. Stop, Roberto, possiamo farvi vedere questo? Come no? Allora, Roberto, puoi spiegare qua in entrata cosa vediamo? Aspetta, faccio vedere. Questa, bellissima entrata. Sì, questa è la nostra entrata e è un omaggio alla persona più importante praticamente della nostra famiglia, che per un incidente è venuta a mancare qualche anno fa, è mia mamma, e gli abbiamo intitolato questo piccolo omaggio, che non è niente rispetto a quello che è mamma. Ciao mamma. Comunque, perché non si vede, Roberto, puoi Falta. Dire cosa c'è scritto? Benvenuti a casa di Falta. E Falta era mia mamma, era la donna di casa, la donna di tutti, la mamma con la M maiuscola.
questo? Un po' sì, cioè non è comfort come la macchina, però diciamo che rispetto a anni fa stiamo su un trattore dove è possibile avere anche lavorare, avere aria condizionata, magari frigo bar. Roberto, allora, sai cosa mi manca in questo trattore? Vento nei capelli. Il vento nei capelli? Eh sì, siamo chiusi come in macchina. Possiamo aprire. Oh, apriamo, sì, mi piace. Vedi? Perché comunque qua c'è già climatizzazione, sì, adesso il trattor sono climatizzazione, sì? Sembra una macchina più, vero? Sì, è più una macchina che il resto. Vero? È vero, vero. Allora forse potevi prendere un trattor piccolino. Sì, possiamo fare un giro con un trattore. Sì, con è vero, lo sai. Perché questo è più come una macchina, lo sai, c'è climatizzazione, c'è comodità. Comunque, Roberto, c'è pure frigo qua? Sì. Dov'è? Eccolo. Dietro? Sì. Qua. Ah, veramente? Sì. Quanto divertimento! Mi piace. Comunque, Roberto, tu ce l'hai tanti campi. Ah, andiamo proprio sul campo? Allora adesso finisci con comodità. E adesso facciamo una cosa. Alla nostra piccola giornalista impariamo a portare il trattore. Mettiamo le marce basse. Sì, ma non è che qua mi cavalco? No, non ti cavalchi, no, no, no. Sei sicuro? No, perché io macchina ci porto, ma. Prego. Sì? Vai. Ma come devo sedere? Ma io non so. Non ti preoccupare, alzati, io mi. Un po' più avanti, dimmi tutto. Ecco, sì, ok. Dimmi tutto. Guarda, dammi la mano. Sotto c'è un bottone. Mm-hmm. Sotto, senti il bottone. Mm-hmm. Allora, per fermarti devi schiacciare questo. Per fermarti proprio stop. Sì, e freni. Ah, solo questo? Solo questo? O anche sotto? No, solo quello. E freni. E freno. Mm-hmm. Questo è il freno. Per partire. E questo sotto? Per partire, schiacci quello sotto insieme a questo in avanti. Mm-hmm. E gas? Vai. In avanti. Va bene, ma poi. In avanti. In avanti. Ah. Hai schiacciato indietro, vai in avanti. Ok. Va dietro. Insieme. Ecco, vedi che adesso va avanti? Ah. La mano, lo sterzo, prendilo qua. Dammi me. Lascia, eccolo. Ok, adesso stai di quinta. Vuoi aumentare, accelera quello in gas. No, non voglio più veloce, mi piace così. E adesso le. Realmente sta guidando un trattore in campagna. Va un po' piano, però la prima volta. Bene, ma guarda, io non sapevo che ci sono bottoni per guidare. Sì, sì. Lo so. Aumenta. Con questo aumenti, guarda qui, vai, spingi in avanti, vedi, sesta, settima, ottava. Ah, sì, solo ok. Ok. Se diminuisci, torni indietro. Vedi? E diminuisci. Posso andare là? Ma no, perché c'è montagna. Cambiamo. No, vai, non ti preoccupare. Ah, non è difficile. E invece con queste cosa si fa? Come? Con questo, guarda che neanche tocco tanto terra. Quello è il freno, come il freno normale. Questa è la frizione, però è una sicurezza, perché sennò oggi sono tutti con il sistema elettronico. Mm-hmm. Quindi basta spingere i bottoni per fermarsi. Adesso giro? Come vuoi. Puoi accelerare, dai un po' di gas. No! Poco, poi lo lasci subito. Dai un po' di gas. Là, il gas è lì. Vai. Accelera. Vedi? Mi piace. Ah, ma perché fa così? Perché il tuo piede è sensibile lui. Come fa il piede? Il piede fa. Guarda me, fallo delicato. Molto bello. Adesso lo sento. Delicato, capito? Giù. E poi lasci piano piano, premi e poi lasci piano, capito? Non lasciarlo di colpo. Beh. Oppure lo puoi fare, lascia il piede, mm-hmm. Lo puoi fare con questo, la stessa cosa, puoi scegliere. Ah, meglio con questo. Gira. Ma noi cavalchiamo? Vuoi cavalcare? No, guarda, non lo so, voglio. Cavalcare significa cavalcare il cavallo.
rovesciare, tu dici? No, non ci rovesciamo qui, vai tranquilla. Guarda, mi piace, sai? Ti senti potente? Accelera, accelera. Senti la potenza? Sì. È strano, lo sai? È una impressione bellissima comunque. Allora. Okay, adesso per diminuire. Sì. Ah! Vedi? E diminuisci. Bellissimo. Ma non è che ci roviniamo qualche campo? No, no, non c'è. Di vicino. Non c'è seminato nulla qui. Mamma mia, quanto bello, mi piace, lo sai? Mm-hmm. La benzina quale si mette al trattore uguale? No, gasolio si mette al trattore. Mamma mia, quanto bello, mi piace. Dio. Sai che in macchina piccola non mi piace perché invece con questo. Bella sulla strada con il trattore. Ti senti sicura? Nessuno ti può fare male. Bello, mi piace. Vai, vai, vai. Gas. Gas. Vai, vai, vai.